adesso bisogna stringere i denti, no? Insomma, bisogna fare in modo di dimenticare subito questa brutta prestazione per cercare di ricominciare bene contro l'Akers. Ma sicuramente veniamo da una prestazione che lo sappiamo tutti che non abbiamo fatto bene, e poi siamo, diciamo, ci abbiamo messo anche del nostro a complicarla ancora di più, a rendere il passivo ancora peggiore. E credo che in queste situazioni qua c'è solo una soluzione per venirne fuori, e bisogna fare tutti qualcosa in più e pedalare e parlare poco. Quelle sono le cose, secondo me, fondamentali in questi periodi di difficoltà. Senti, domenica siete usciti tra i fischi, cosa ne pensi? Secondo te li avete meritati? Insomma, cosa ne pensi di questa cosa? Ma fanno parte del gioco, perché comunque chi fa sto mestiere lo sa che ci sono periodi positivi, periodi negativi. Uno deve essere bravo, secondo me, a isolarsi da tutto quello che succede intorno e prendere le cose positive, perché servono anche i fischi delle volte. Cioè, comunque una critica, una contestazione delle volte può aiutare a capire che bisogna dar di più, bisogna fare qualcosa in più. Però deve essere allo stesso momento deve essere bravo a isolarsi e a pensare solo a quello che bisogna fare in campo, perché comunque tutto quello che ci circonda non aiuta alla fine se uno se lo porta in campo. Dicevi prima, noi ci abbiamo messo anche un po' del nostro ad aggravare le cose in campo domenica. A che cosa imputi questo tracollo? Una questione tecnica, una questione mentale? Magari dopo il primo gol siete calati mentalmente? Su che cosa potevate fare meglio? No, quello che più che altro sono un po' rammaricato io personalmente è che dopo il primo gol, che alla fine ci sono state delle occasioni che potevano passare in vantaggio loro come potevano passare noi in vantaggio, è stata una partita fino al 60esimo, 70esimo combattuta. Però dopo il primo gol ci siamo un po' non disuniti, però non abbiamo avuto quella reazione che avrei voluto vedere, ecco. La cosa che mi rammarica un po', perché comunque uno può perdere, ma ci sono modi e modi, ecco. Cioè, alla fine uno almeno hai una reazione nervosa o una reazione che ci provi fino alla fine. Invece, secondo me, abbiamo reso ancora il passivo più pesante, non è la cosa giusta da fare, anche in altre occasioni. Perché può capitare di passare in svantaggio, ma basta un attimo. Come hanno fatto loro due gol, altri due gol, potevamo farli noi, ecco. Quattro partite che sei rientrato, dopo sei mesi da fuori lista, a livello fisico sembri stare abbastanza bene, anche a livello di prestazioni, sei stato uno dei pochi che si è salvato individualmente nella partita contro la Cipro Leonzio. Tu come ti senti? A che punto è la tua condizione adesso? Ma piano piano sto crescendo, nel senso che comunque sono uno che le prime partite fa fatica, però ho cercato di star là sul pezzo, concentrato, di sbagliare il meno possibile, anche facendo cose semplici, perché tanto all'inizio, dopo che uno rientra dopo sei mesi, non è che puoi stare a inventarti chissà che. Uno deve cercare di fare cose semplici e di dare il massimo, perché delle volte in queste condizioni è già difficile che riuscire a fare, diciamo, il proprio. Figuriamoci se uno si mette magari a strafare oppure vuol fare qualcosa di più, fai fatica delle volte. Quindi ho cercato di fare le cose semplici e di cercare di crescere piano piano, allenamento dopo allenamento. Senti, fermo restando che naturalmente è sempre una questione di squadra, non c'è niente di altro, però è anche vero che, volendo parlare un attimo della difesa, insomma, prendete un po' troppi gol, ripetisco, è una questione di squadra, non c'è dubbio. Forse però c'è qualche meccanismo dietro che non funziona, te lo chiedo a te in quanto difensore. Dove credi che si debba migliorare da questo punto di vista? Ma è di quello che comunque hai già accennato. Credo che quando si prendono troppi gol o si fanno pochi gol, la colpa è comunque di tutti, perché il problema parte sempre da lontano, perché poi alla fine, cioè, per noi difensori sarebbe facile dire guarda davanti non fanno gol, oppure per gli attaccanti sarebbe bello dire guarda dietro quanti gol prendiamo, ma è una cosa secondo me collettiva, perché quando ci si sacrifica tutti, si fa una corsa in più tutti, secondo me si fa bene sia in avanti che dietro. Quando magari non facciamo quel qualcosa in più, oppure perdiamo qualche contrasto in più, le seconde palle, soffriamo un po' di più rispetto ad altre partite come a Bisceglie,
è normale che dopo si va tutti in difficoltà e giustamente uno che viene a vedere la partita dice hanno preso 3 gol, ricade tutto su Nordi, sui difensori, la colpa, ma secondo me è una questione più generale, che se stiamo uniti, diamo tutti qualcosa in più, problemi non ce ne sono. A proposito della difesa, terzo a sinistra, tu che nasci sostanzialmente come terzino, come ti trovi? No, abbastanza bene, l'ho già svolto 2 anni ad Alessandria con D'Angelo e mi sono trovato sempre a mio agio, anche perché sono uno abituato a correre ed è un ruolo che comunque, oltre alla fase difensiva, comunque devi sostenere le marcature preventive, devi girare con la difesa, quindi sembra un ruolo che corri di meno, ma in realtà è un ruolo che comunque la corsa c'è. Anche poi essendo da terzino, giocare terzo mi viene anche più facile. Forse sarebbe più difficile il contrario adesso, andare da terzo, andare a giocare quinto, terzino, magari a livello di corsa, però mi sto trovando abbastanza bene, ti dico la verità. Senti, si correrebbe un rischio enorme, no? A pensare che domenica sarà una partita facile, invece sarà una partita forse, no, senza forse, difficilissima. A questo punto ti chiedo naturalmente quanta attenzione ci vorrà contro un Akragas, che è vero che è l'ultimo in classifica, però insomma è segnale di vite importanti. Ma secondo me, vista la situazione dalle due partite, dalle due sconfitte che veniamo, e comunque loro sono una squadra che io ho visto al girone d'andata che mi è piaciuta molto come gioca, bisogna stare molto concentrati, ancora più delle altre partite, perché alla fine la classifica può ingannare, ma loro non hanno niente da perdere e noi dobbiamo andare là e non possiamo sbagliare nulla e dobbiamo ottenere il massimo, cioè c'è poco da girarci intorno, perché alla fine è quella la realtà. Adesso veniamo da due sconfitte, abbiamo sbagliato e bisogna, l'unico modo per rialzarsi è fare punti e non bisogna sottovalutare l'avversario, perché l'Akragas in questo momento può essere come il Lecce, la prima in classifica, quindi cioè, per me non fa differenza, come l'ho già ribadito altre volte, cioè io non ho paura del Matera, del Lecce, di tutte queste squadre che dobbiamo incontrare, cioè se uno l'affronta con l'atteggiamento giusto, la mentalità giusta, si può vincere con tutti. Anche l'anno scorso abbiamo vinto col Catania, col Matera, partite inaspettate, poi magari perdi partite che sembrano abbordabili sulla carta, quindi io non ho paura di nessuno, però giustamente uno deve avere la giusta concentrazione, il giusto atteggiamento. L'ultima cosa per te. Personalmente penso che questa è una squadra, leggendo gli uomini, leggendo la rosa a disposizione, che insomma è una squadra dei playoff. Onestamente, nel caso in cui non arrivaste ai playoff, per me sarebbe un fallimento, lo dico apertamente. Cosa ne pensi? Ma io quello che penso è, da quando è che gioco, alla fine tutto quello che si dice, anche la carriera di un giocatore, cioè uno può anche dire ho fatto 100 gol, però se non lo dimostri sul campo, in quel momento, in quell'anno, è inutile, cioè tutto il passato non conta, quindi adesso possiamo dire che siamo una squadra che valiamo il 5º posto, ma se prima non ci salviamo e non raggiungiamo l'obiettivo primario, cioè non puoi pensare altro, secondo me, il mio parere di vedere il calcio. Poi giustamente è una sconfitta per tutti, perché ognuno di noi deve essere ambizioso, cioè io sono il primo che voglio arrivare ai playoff, l'ho già ribadito, voglio fare i playoff davanti a tante persone, a tanta gente, togliermi una soddisfazione, perché comunque andare, cioè andare il prossimo anno oppure rimanere qua il prossimo anno, cioè andare da un'altra parte o rimanere qua il prossimo anno dicendo ho fatto i playoff, ho fatto bene, ho vinto, oppure dire ho fatto un campionato mediocre, non è la stessa cosa. Quindi uno secondo me deve ambire sempre al massimo ed è giusto che sia così. Quindi ci credi? Ma ci credo, però prima bisogna passare dagli obiettivi primari, che sono la salvezza, cioè è inutile nasconderci, se uno non fa i punti prima per salvarsi, cioè è inutile che guardi avanti, e uno giustamente deve ambire al massimo, ma abbiamo visto già domenica, se facciamo fatica a partite che dobbiamo fare il salto, oppure bisogna fare più punti possibili, poi dopo uno giustamente dice do il massimo per ottenere il massimo, però prima bisogna raggiungere il minimo sindacale.